Emo ragazzi, buongiorno a tutti. E sì, avete visto bene, mi sono comprato un pannellino solare da viaggio. Era effettivamente da un po' che volevo provarne uno, ma giusto per curiosità, per capire l'effettivo utilizzo e utilità di un oggetto del genere. Stavo guardando i modelli da 28 watt, giù di lì, per avere un po' di efficienza, almeno sulla carta. Ma in questi giorni mi è capitato sotto mano un coupon per acquistare questo modello che è da 24 watt con uno sconto del 50%, quindi l'ho portato a casa con soli 35 euro e per 35 euro mi sono detto qual è la migliore occasione se non questa di provare un oggetto del genere. Le caratteristiche di misure e peso le avete viste nel video introduttivo e ve lo faccio comunque vedere come è fatto. È composto da quattro pannellini solari, dovrebbero essere impermeabili, ma l'impermeabilità a un oggetto del genere penso serva ben poco, visto che con la pioggia non ricarica e non è utile. Qui al fondo abbiamo la taschina chiusa con il velcro, con all'interno le tre porte USB per caricare tre device in contemporanea. Dovrebbero essere da 2,4 ampere l'una, ma se usate in contemporanea il totale degli ampere arriva al massimo a 4,8, sempre sulla carta e a piena efficienza del pannello, che dubito si raggiunga mai. La taschina dovrebbe essere in teoria utile per inserire all'interno il telefono, il power bank o il device che si sta caricando, ma la vedo come una soluzione un po' estrema, perché lasciando appunto il pannello ovviamente al sole, tutto nero così, chiuso e con uno spessore abbastanza impegnativo dove non si riesce a dissipare il calore, secondo me il device che si mette all'interno si rischia di friggerlo o comunque di rovinarne la batteria, e perciò è sempre meglio utilizzare un cavo lungo, mettersi il device dentro lo zaino, dentro le borse, eccetera. Ma ora bando alle ciance. Vado fuori, appena spunta un po' il sole, anzi il sole c'è, bisogna vedere quando arriva sul mio terrazzo, e facciamo delle prove e vediamo se veramente ricarica i miei telefoni, un tablet, le batterie della GoPro, e dopodiché tornerò qua e vi dirò cosa ne penso io di un oggetto del genere, quant'è la sua utilità e quanto invece è inutile in certi viaggi. Ho piazzato i pannelli, ho cercato di metterli in maniera più perpendicolare possibile ai raggi del sole per l'ora attuale, sono più o meno le 3 del pomeriggio, siamo a ottobre, il 3 di ottobre. Prima cosa vorrei vedere su ogni porta, col tester purtroppo ne ho solo uno, vedere almeno se genera della corrente. Dubito che si veda dalla GoPro, perché comunque tra sole e riflessi, però posso dirvi, fidatevi, che siamo a 5,22 volt sulla prima porta. Anche sulla seconda. E 5,29 sulla terza. Ora vediamo collegando qualche apparecchio. Ok, passiamo davvero alla prova. Cominciamo con collegare il tester, un cavetto USB e cominciamo con il mio telefono. Ok, la ricarica è partita. Non so se si vede, siamo al 55% e il tester dovete fidarvi come prima, perché dalla cam non riesco a farvelo vedere, ma siamo a 5,19 volt e 1,85 ampere, quindi direi che ha una buona carica con un device solamente collegato. Proverei a questo punto a collegare sulla seconda porta
un secondo oggetto, quindi proverei con questo power bank dell'Anker da, mi sembra, 16.000 mAh. Sì, esatto. Colleghiamolo e vediamo se la prima porta perde un po'. Allora, lui ha cominciato a caricarsi, quindi funziona. Adesso qua, se vedete che lampeggia. Difficile con la GoPro farvi vedere tutte queste cose, ma la porta 1, quella dove c'è collegato il telefono, comunque è ancora a 5,19 e 1,85 A, quindi non ha perso niente. Colleghiamo un terzo apparecchio, questa volta il caricabatterie della GoPro con due batterie all'interno, e come potete vedere anche lui si è acceso e la porta 1, quella dove c'è il telefono, che è l'unica dove ho il tester montato, è scesa a 1,26 A, che comunque direi che è ancora abbastanza ottimale. Molto bene, adesso che abbiamo confermato il fatto che tutte e tre le porte funzionano e sono abbastanza efficienti col sole che c'è attualmente, vorrei fare una singola prova su una porta soltanto, senza andare a collegare altri device sulle altre due porte. Quindi collegherò il mio telefono, che attualmente è al 60%, non si vede sicuramente, ma fidatevi, collego solo il telefono alla porta col tester, che riconfermo che mi dà 5,19 V a 1,86 A. Come vedete siamo al 60%. Ora lo lascio qua e vediamo quanto tempo ci mette a portarmelo al 100%. Molto bene ragazzi, è passato esattamente 1 ora e 14 minuti. Il telefono ha raggiunto il 100%, ma dubito che si veda dal video. Comunque fidatevi, siamo al 100%. Ha caricato 1460 mAh, tenendo presente ovviamente che la batteria del telefono era al 60% quando l'ho collegato, e la sua batteria interna è da 4000 mAh, quindi diciamo che i dati corrispondono abbastanza e possiamo dire che il pannello funziona ed è abbastanza efficiente in una giornata soleggiata come quella di oggi. Molto bene ragazzi, avete visto che il pannello fortunatamente funziona, la sua efficienza non sarà il top, però mi sembra discreta e accettabile per l'uso che se ne dovrebbe fare. Ma a questo punto vorrei rispondere a una domanda che mi sto facendo sia io, ma immagino anche voi, che sarebbe: è davvero utile e indispensabile portarsi dietro un oggetto del genere durante un viaggio? La risposta effettivamente non può essere una soltanto, perché le variabili sono tantissime, dal tipo di viaggio che si fa, dalla quantità di device, aggeggi elettronici che ci si porta dietro, perché se si è uno un po' malato di fotografie, di video, che ha 1000 oggetti da ricaricare e il telefono ormai ce l'abbiamo tutti, magari il navigatore, il GPS, il computerino della bici, le variabili come vedete sono tantissime. Allora, dal mio punto di vista, e esclusivamente il mio punto di vista, poi possiamo parlarne qua nei commenti, portarsi dietro un oggetto del genere che ingombra come un mini PC, un portatile 11 pollici diciamo, con lo stesso peso, quindi quasi 1 kg di roba che ti porti dietro per viaggi brevi dove magari la sera ti appoggi comunque a bed and breakfast o campeggi, è totalmente inutile a mio parere portarsi dietro peso inutile, ingombro inutile, perché in una giornata comunque con un power bank, o se si hanno anche batterie di ricambio, è inutile anche il power bank, perché poi la sera si ricarica tutto e il giorno dopo si è pronti di nuovo a partire.
Differente invece è quando si devono affrontare viaggi un po' più lunghi, dove vai a dormire in tenda con campeggio libero, e fare trekking in montagna, un oggetto del genere può sicuramente tornare utile, nella speranza che ci sia sempre il sole, perché nelle giornate di pioggia questo oggetto non funziona assolutamente, ovviamente, come ben sapete. E quindi cosa dire? Sì, è utile, ma è anche non utile. Quindi valutate voi i tipi di viaggi che fate, la quantità di oggetti tecnologici, elettronici che avete bisogno di ricaricare durante i vostri viaggi. E questo è tutto. Non so quanto possa esservi stato utile questo video, spero di sì. E ditemi cosa pensate voi di oggetti del genere, di portarsi dietro una mattonella del genere durante i viaggi e quanto ritenete utile portarsi dietro macchine fotografiche, video, cose.